Buongiorno amici di Motore Online, sono Marco Capedri e oggi ci troviamo in Sardegna con la nuova Renault Zoe di terza generazione per sperimentare un po' questo nuovo elettrizzante motore. Lunga 4 metri, larga 1,7 m e alta 1,5 m, la nuova Renault Zoe 2019 conferma le stesse misure della generazione precedente. Si aggiornano invece i fari frontali, che diventano full LED, e acquisiscono la C-Shape dei nuovi modelli della casa francese. Sempre sul frontale vengono aggiunti i fendinebbia LED e una presa d'aria che trasmette un look più aerodinamico e slanciato, aiutato anche dalle linee del cofano che convergono verso il grosso simbolo Renault, sotto il quale si nasconde la presa per la ricarica. Sul retro la Renault Zoe appare meno aerodinamica, ma comprende i nuovi fari full LED tridimensionali che donano più profondità. A completare il look esterno troviamo le diverse tipologie di cerchi in lega da 16 pollici. Ma passiamo a parlare degli interni, perché sì, la Renault Zoe si aggiorna esternamente, come abbiamo detto, con i fari full LED davanti e dietro, la presa d'aria che insomma dona un po' più di aerodinamicità alla vettura, ma internamente che vediamo anche la sua anima più ecologica, sì, perché internamente gran parte dei materiali utilizzati dalla selleria fino alle plastiche più dure che troviamo e vediamo in vista sono 100% materiale riciclato, e questo è un aspetto che può piacere molto, strizza l'occhio molto alle persone che guardano più la parte ecologica, insomma, oltre a quella dei consumi, perché effettivamente è un passo avanti che non dice solamente «Ehi, guardami, ho un motore tutto elettrico», ma ti dice anche «Guardami, internamente sono ecologica». La nuova Renault Zoe può portare 5 passeggeri, anche se per un viaggio di media lunga durata potrebbe risultare più piacevole viaggiare in 4. Buona la capienza del bagagliaio di 338 litri. Nel vano sotto il separatore si trovano anche altri scomparti e una spina per la ricarica. Nell'abitacolo domina lo schermo touch con sviluppo verticale da 9,3 pollici, da cui si possono gestire molte funzioni interattive, ma anche quelle legate alla ricarica. Menzione d'onore per il sistema di navigazione integrato che sfrutta la rapidità e precisione di Google Maps. Anche il quadro strumenti del guidatore è interamente digitale e misura 10 pollici. Quest'ultimo si adatta alle modalità del menu selezionabili dai tasti sul volante. Altre due novità inserite sono il freno a mano elettronico, quindi che aumenta lo spazio nella vettura, così come la leva del cambio, sempre elettronico, che permette di passare da retro, neutro, drive in D, oppure la nuova modalità B. Questa modalità B permette di avere una frenata rigenerativa molto più efficace rispetto a quella del vecchio modello della Zoe, ed è effettivamente una funzione che ho trovato molto utile, soprattutto perché permette di utilizzare una guida quasi one pedal. Dico quasi perché una volta che appunto si rilascia l'acceleratore, la macchina comincia una frenata, insomma si sente che tiene un po' più a freno questi 135 cavalli che vengono erogati da questo motore tutto elettrico. La nuova batteria da 52 kWh aumenta l'autonomia della nuova Renault Zoe fino a 395 km, non pochi rispetto ai 300 km della seconda generazione. Due motorizzazioni completano il quadro con 80 kW, equivalenti a 110 cavalli, e 100 kW, equivalenti a 135 cavalli. Grazie poi alla ricarica rapida disponibile in corrente continua fino a 50 kW, la nuova Renault Zoe riesce a recuperare fino a 150 km di autonomia in soli 30 minuti. In corrente alternata, la ricarica avviene invece a 22 kW. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla reattività di questo sterzo e dalla morbidezza delle sospensioni. Sono passato su alcuni dossi e devo dire che mi aspettavo di avere un feedback un po' più duro, ma in realtà sono andato abbastanza liscio sopra, e questa è una cosa da non sottovalutare, soprattutto per la guida
cittadina, in città dove ci sono un sacco di dossi, o anche nelle strade extraurbane dove insomma sono un po' più dissestate. E poi questo motore da 135 cavalli e 245 Nm di coppia fa egregiamente il suo lavoro quando si schiaccia il pedale a fondo, quando si va in kick down, e ti riesce ad erogare tutta quella potenza di cui hai bisogno per effettuare un semplice sorpasso in superstrada o in autostrada, oppure per partire da 0 a 100 in meno di 10 secondi. Questa versione che abbiamo in mano adesso monta un impianto Bose Audio e devo dire che la resa è sicuramente molto molto buona anche alle alte velocità. Ma passiamo a un altro aspetto, quello più importante se vogliamo, che riguarda questa macchina, cioè quello dell'autonomia, ed è quello che insomma stuzzicato un po' di più la mia curiosità, perché il motore elettrico, come ben sappiamo, è un'ottima alternativa comunque ecologica alla guida di tutti i giorni, però uscire di casa con la paura di non riuscire a percorrere i chilometri che ci interessano è sempre qualcosa di non bello. Ed è qui che la nuova Renault Zoe ha fatto un bel lavoro, perché dalla prima generazione che teneva 150 km di autonomia alla seconda generazione che ne teneva 300, questa generazione con una batteria da 50 kWh e un motore da 135 cavalli riesce a tenere un'autonomia di 395 km, che non è poco per una macchina di questo segmento. Ovviamente si può ricaricare anche in casa con una semplice presa, ovviamente ci metterà più tempo, oppure le colonnine che si possono installare anche nelle nostre abitazioni. Di questa Renault Zoe di terza generazione ci è piaciuto particolarmente il buon feedback che si ha premendo fino a fondo il pedale dell'acceleratore. Molto apprezzati anche la ricarica wireless e l'infotainment al top di gamma Renault. Buona anche la reattività dello sterzo e il comfort generale alla guida. Sicuramente però non sfigura la velocità massima di 140 km/h, così come il fatto che la batteria si scarica in fretta superata la soglia dei 110 km/h. Perfetto ragazzi, con questo sole e questo vento tipici tutte e due della Sardegna, chiudiamo la nostra recensione in anteprima della Zoe 2019. Per scoprire tutte le specifiche tecniche vi rimando all'articolo linkato qui sotto e vi ricordo di seguire le pagine social e YouTube di Motori Online. Un saluto e al prossimo video!